Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yu-Gi-Oh! Voi direte, ma questo qua ride ancora prima di cominciare a giocare? Eh sì, per forza, dopo quello che è successo l'ultima volta, che ho dovuto ripetere lo stesso duello per altre 10 volte, e non è la prima volta che succede. Non è stato quello più difficile. Non è stato quello più difficile contro Fulmine, che ha un deck sgravato. Però, oggi andiamo avanti. Mancano tre video all'appello. Deck storia, vediamo un po' che ci tocca fa oggi. Vediamo un po' che combina l'avversario, va. Oh, è sicuro del suo gioco allora. Ma evochiamo specialmente Link Assassino, dato che non ci sono mostri in campo. Eccolo qui. Ragazzo Widget mi permette di evocare specialmente quando viene evocato normalmente o specialmente. Però non lo so, già subito così. Me la gioco in difesa con Beatron. Non posso sprecare subito questo turno. Attacco, vediamo un po' se c'è qualcosa per respingerci. Eccolo qui. Ai ai ai. Vabbè, cambia posizione. Bene, me lo distruggi subito. Potevo scartare le carte. Mamma mia, e che combina? Vabbè, mi gioco Sinnet Mining e mando al cimitero Proton, perché tanto poi ho la carta volendo che posso ripescarlo. Abbiamo Draco Rete. Ok. Mi prendo Draco Rete. Ah, dovrei giocare in difesa? No, 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 non gioco niente, non gioco niente. Lascio andare il turno così. Meglio, se mi attacca diretto non fa niente. Ci prendo qualche danno, non fa nulla. Metto pixelatore coperto in difesa e termino il turno. Lui penserà, vabbè, fa solo per difendersi. Eh sì, per difendermi, per farti prendere un po' di danno. Aia, però si evoca. Ok, attacca, bene. Bene, bene, bene. Allora, il richiamo del posseduto non mi dispiace per Link Assassino. E finisco il turno. Vai. Oh, e ora lui dovrebbe evocare specialmente qualcosa sincro, magari. Oh, fantasma espiatorio. Hai capito? Eccolo qui. Eccolo qui. No. Ecco. Ok. Voglio vedere che combina. 3006 quello. Ma che è? Sì, attivo l'effetto di pixelatore. In difesa. Qui. Ma che cacchio è? Oh, 3006. Siamo scemi? Allora, attivo l'effetto di richiamo del posseduto. Mi prendo Link Assassino. Sì. Evoco ragazzo Widget. Qui. Perfetto. E attivo il suo effetto ed evoco specialmente Viverna Clock, che viene evocata in posizione di difesa. Attivo il suo effetto che dimezza il suo attacco, però posso evocare un Segna Clock. Lo mettiamo qui. E ora, guardate che vi combino. La carta coperta lì non mi piace, quindi potrebbe essere qualcosa di malvagio. Ho Drago Firewall, eh? Ok, ci sono. Decodificatore trasmittente. Spero che funzioni perché non ho ricordi se i segnamostri funzionano come carte mostro normali. Punta a un segnamostro, dovrebbe andare bene. Ok? Dovrebbe prendere 500 di attacco. Lo prende, bene. Perfetto allora. Attacchiamo. Amen. Cioè, è l'unico mostro macchina che ha praticamente quello, secondo me, eh. Ah, insieme a Gaia, a Genix, vabbè, però insomma ci siamo capiti, dai. Evochiamo un po' specialmente qualcuno, va, che mi sono un po' stufato di avere questo tizio in mezzo ai piedi. Vai. Lo mettiamo. Oh, cavoli, però non posso evocarlo qui. Vabbè, troverò il modo di evocarlo comunque. Posso mettere qualcuno lì così lui si guadagna un bel po' di attacco. Poi magari lo perde, ma chi se ne fa, frega, insomma, va bene, no? Lo metto qui. Vai, evoco Congegno Cyberso. Qui. Buono. Attivo il suo effetto. Mi prendo dal cimitero un mostro di livello 2 o inferiore. Qua mi prendo il Proton. Bitrono, voglio dire. Viene messo qui in difesa. I suoi effetti si annullano. Ma.
Evoco Mielebot 1 e 2. Così lo metto qua sopra. Il mio mostro decodificatore punta Mielebot e va qui. Congegno si è perso l'effetto, ok? Ah, segna congegno. Qui. Ora, dicevo, andiamo. Ah, perché mo però c'ha l'effetto ritomato mistico qua. Eccolo qui. Puoi evocarne un altro dopo di ciò. Vabbè, però almeno gli ho fatto un po' di danno. Il problema sarà dopo. Mostro oscurità. Fa affidamento sui mostri oscuri, quindi lui. Pur di distruggermi. Porca miseria, però. Quanti ce n'ha? Tre ce n'ha, sicuramente. Evoco Ramcloder. Attivo l'effetto di Ramcloder. Sacrifico appunto Ramcloder per evocare Link Assassino. Per una ragione molto semplice. Il suo effetto. Posso distruggere fino a due carte magia o trappola sul terreno. Ed è quello che intendo fare. Attivo l'effetto. Scarto Dracorete. E basta, distruggo questa. Ciao. E posso attaccare. Con Mielebot attacchiamo qui. Con Link. Con Link Assassino. Attacco questa coperta. Bene. Bene. E con lui attacco questa qua. Per il prossimo turno potrebbe settare qualcosa di bello se pesca una carta buona. Spero di no. Spero di no. Lo fa? Ma che è? Per levarmi l'effetto di decodificatore. È furbo. Ma non abbastanza. Evoco Dracorete. Attivo l'effetto. Mi evoco Proton. Eccolo qui, l'unica carta che posso giocarmi. E andiamo ad evocare specialmente qualcuno. È finito comunque il duello, eh? È finito, ve lo dico. Oh cavoli, no, vorrei evocare Drago Firewall, ma no, no, no. E Incodificatore, dai. Io penso che con una carta ora non è che possa fare molto. Può pescare solo e. Dai. Cavolo, sto duello è stato giocato abbastanza bene, dai. Non è vero, non è vero, dai, non è vero. Attivo l'effetto, che palle. Però vabbè, attivo l'effetto di coso e Dio, sacrifico la carta per disattivargli l'effetto e distruggerlo. Ed è andata. Oh, finalmente. E vinto. Primo duello vinto. Buono. Stai buono. Vai, ultimo duello di oggi, il prossimo video spero di farne tre. Buona fortuna Roboppi! O il prossimo o l'ultimo video ne farò tre, quindi dopo questa altre 2 settimane e poi Yu-Gi-Oh! È finito per fortuna. Chi è Roboppi ora? Che cos'è? Contro Fanciulla Fantasma? No, 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 questa no. Ma di tutti i personaggi che ci sono, perché proprio lei che ha il deck peggiore di tutti? Ah, siamo anche nel blu, dipinto di blu, e lei ora evocherà qualche mostro acqua perché non può essere distrutto. Ed io mi incavolo. Allora. Boh, gioco telecomando morfotronico in difesa. Uniti resistiamo non è male, perché sicuramente questa giocherà solo con gli equipaggiamenti. Sto tipo qua. Lei no, però, lei ha i mostri forti. Stranamente è andata bene. Molto stranamente, non so perché. Guarda, evoco aspirapolvere morfotronico. Voglio provare a fare una cosa che non credo funzionerà. Attivo, uniti resistiamo e la equipaggio a lui. Poi gioco coperta questa. Come doppia? Ehi. Ma conta come doppia? Perché 8 e 8? Forse. Perché 1600? Dovrebbe essere 8. Boh, attacco comunque. Ok. Ho un'altra carta coperta qui, adattatore potenziante, che mi permette di equipaggiare un mio mostro, morfotronico che controllo, e poi l'attacco del mostro equipaggiato va su un altro mostro che scelgo in campo. Non mi dice dell'avversario, può essere anche il mio quindi, ottimo. Non capisco però perché mi ha fatto 1600 e non 800.
No, che fa? Oh, cacchio. Poltergeist, mamma mia. Dai, Sumo dovrebbe evocare tutto quello che può evocare e poi... Ma tanto me la frego. Dai, su, una mossa, su, una mossa. Brava, brava. Ah, Hextia. 1.500, non male. Ecco, 2007, perfetto, perfetto. Ah, mo la punta. E va a tre. Ovvio. Attivo l'effetto di adattatore. Vado qui, avviamento di un po' l'attacco, ma non è che posso fare molto. Mila. E mo che gli faccio? Ma come faccio a batterla questa? Noi stiamo scherzando? Niente, è già persa. Eccolo che comincia, eh. Come si fa a giocare certi deck? Come vengono in mente? Ma quando scrivi la sceneggiatura, ma ti viene in mente che è un deck di che non si può vincere nella vita vera con un deck del genere? E no, perché è tutto finto, ovvio. Tipo l'effetto? Ce la fa si può fare? L'effetto di fionda morfotronica mi permette di sacrificare un mostro per distruggerne un altro. Ma perché? Ma perché ci provo ancora? Cioè, giocare questo duello è come mettere una Ferrari, che è fanciulla fantasma, contro una 500, che è il deck di Robopi. È la stessa identica cosa. Provo a fare una cosa. Allora, gioco microscopio morfotronico. Attivo l'effetto. Mi gioco. Stereo morfotronico. Perché non posso giocarmi l'altra? Non ho capito. Telecomando non va bene? Ah, di livello 4 per forza. Ok, vabbè, comunque ce l'avevo. Evoco drago utensile. Posso evocare solo questa. 1 e 2. Vai. Buona, tanto quella veniva distrutta alla fine del turno, quindi meglio così. E qui, ottimo. Poi attivo allora l'effetto di drago utensile. Tac, tac, tac. To, tre a caso proprio ne scelgo. Tanto c'ho solo queste, non è che ne ho altre. L'avversario ora sceglie una carta equipaggiamento a caso. E guarda, io ne ho scelta un'altra che non c'entra un cavolo praticamente. Le probabilità che aveva di beccare questa erano una su tre. Eppure ce l'ha fatta. Lo facciamo il turno dopo. Ha un effetto interessante drago utensile. Se sta per essere distrutto mentre ha una carta equipaggiata, posso distruggere la carta equipaggiata. Invece del mostro, appunto. Però, io ho scelto a caso, è vero, però una possibilità su tre. Ma dai, e dai, e dai. Riattivo l'effetto. Guarda. Avanti, mo, scegliene una diversa. Tutte e tre uguali sono. Tutte e tre uniti resistiamo, maledetto. Tutte e tre uniti resistiamo. L'attivo e la metto qui. Oh, evoco graffettatrice morfotronica, che non è male come mostro alla fin fine. E attacchiamo. Wow, 3009. Wow. Vabbè, sì, te ne vai? Te ne vai? Oh. Ora lui deve attaccare per forza questa, prima di potermi attaccare questo. Ma quindi uniti resistiamo. Ah, per ogni mostro che controllo, ecco perché non capivo. No, dai, uso l'effetto. Sì. Ma dai, ma stiamo scherzando? E dai. Non lo so. Evoco specialmente Smart Cell Morpho Trick e Ballack. Qua evoco questa. E in difesa, ovviamente lo mettiamo qui. Poi, giochetto delle tre carte, rifacciamolo, avanti. Una, due e tre. Le probabilità sono sempre quelle della prima volta. Una su tre, avanti. Ma tiro il dado qua, Smart Cell Morfotronico, che mi fa tirare il dado. Sei post, perfetto. Allora metto. Ok, così. Perfetto. Ora, evochiamo Milus Raggiante. Qua, una e due. Molto bene. Che ha un bel effetto Milus Raggiante, eh. Non sottovalutiamolo. Attacchiamo. Oh.
si può fare. Non si può fare, non si può fare. Mannaggia. Ah, quanto ci voleva il danno perforante qui, quanto ci voleva. Ora, qualsiasi cosa lei possa evocare non raggiungerà mai 4.004, ma se evoca una carta in particolare mi fa sclerare tantissimo, perché può distruggermi il mostro. Non ancora, non ancora, però. Però potrebbe. Evoco per scoperta telecomando morfotronico. Evoco fionda morfotronica. Combattiamo. Attacco con Mirus raggiante, perfetto. Attacco diretto con 6.000 e attacco. E ho vinto? Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, è andata bene. Nel duello in cui ho detto è come combattere contro una Ferrari, fanciulla fantasma, contro una 500 che sarebbe il mio deck. No, è andata bene. Stranamente, stranamente. Ad ogni modo, il video termina qui. Nel prossimo ci provo a fare tre duelli. Ci provo davvero tanto perché almeno poi il prossimo arriviamo con due duelli puliti puliti. Posso prendermi il tempo che mi serve. E buona così. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yu-Gi-Oh! In descrizione trovate tutti quanti i link utili a noi. Ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.